È uscito May December, il nuovissimo film di Todd Haynes. Allora, partiamo subito dal presupposto che in un film, se mi metti Natalie Portman, se mi metti Julianne Moore, il regista può anche essere topolino, io lo vado a vedere a prescindere. Ma poi, tra l'altro, la regia questa volta c'era Todd Haynes, che insomma è un grande regista. Non ho visto molto in realtà dei suoi film, ho visto solamente Carol e Safe, che soprattutto Safe mi è piaciuto da impazzire. Carol è un grande film, quindi insomma ne andrò anche a recuperare gli altri. E quindi ecco, lo stavo aspettando, anche perché in America è uscito già da un po', se ne parlava molto bene, quindi ero molto curioso. Come al solito, la prima parte sarà senza spoiler, la seconda con gli spoiler. Anche se questa prima parte senza sarà molto molto breve, perché è complicato parlare di questo film senza farne. La storia è semplicissima: il personaggio di Julianne Moore è una donna attempata sui 60 anni che sta con un uomo di 36. Il problema però è che loro due stanno insieme da quando quest'uomo aveva 13 anni, e quindi insomma ci fu anche un rapporto sessuale all'epoca, cosa chiaramente legale, per cui il personaggio di Julianne Moore andò in prigione. Ma insomma, poi è passato tempo, loro due si sono sposati e hanno avuto 3 figli. Ora però Hollywood vuole fare un film su questa storia qui. Il personaggio di Natalie Portman, che interpreta quindi l'attrice scelta per il ruolo del personaggio di Julianne Moore, va a visitarli per entrare un po' nella loro vita e capire un po' tutta la situazione per interpretare il personaggio al meglio. Ora, detta così può sembrare un po' complicata, ma in realtà è super semplice. Ma comunque, la regia di Todd Haynes mi è piaciuta tantissimo. Perché? Perché secondo me è perfettamente collegata con quello che lui va a rappresentare e con lo spazio che va a lasciare agli attori, anche per quello che racconta poi la storia. Ripeto, tra pochissimo ne parleremo nella parte spoiler, perché qui dico veramente due parole. Però la regia è quasi asettica, è quasi come se noi guardassimo una teca di insetti, è quasi oggettiva a tratti, ma tanto oggettiva non è. E perché ci sono gli attori, perché ci sono le interpretazioni di questi attori, perché ogni parola che gli attori dicono ha un sottotesto, e quindi tu devi andare a scandagliare l'immagine che vedi, non ti puoi fermare in superficie. Ed è perciò che Todd Haynes secondo me adotta questo approccio. Ma ripeto, ne parleremo meglio. Però come avete capito, la cosa migliore del film, oltre la scrittura che mi è piaciuta molto, infatti era anche candidato agli Oscar come sceneggiatura, miglior sceneggiatura originale, ma una delle cose che mi è piaciuta di più è senza dubbio la recitazione di tutti, Natalie Portman, Julianne Moore, tutti i comprimari, ma in particolare di Charles Melton, che è questo film clamoroso, e ne parleremo meglio dopo perché devo fare per forza spoiler. Ma comunque poi il film segue quello che è un po' il filone del melodramma moderno, no? A cui Todd Haynes insomma ci ha abituati, perché ne ha fatti di film di questo tipo. Però alla fine poi si insinua anche il thriller a partire dalla musica, perché la musica è un'altra delle cose bellissime di questo film, che tu credi di vedere una cosa normalissima. Esempio, Julianne Moore al frigorifero, cioè una cosa normalissima, una scena normalissima, un'immagine ecco normalissima, e arriva questo piano che ti insinua il dubbio, che ti invita a cercare di guardare oltre l'immagine, a vedere cosa c'è dopo l'immagine. Ok, tu mi stai facendo vedere questa cosa, ma oltre cosa c'è sotto? Ed è per questo che secondo me il film fa anche un discorso sull'immagine cinematografica, sul potere del cinema e dell'immagine stessa, ma fa anche un discorso sull'intrattenimento, sulla pornografia dell'intrattenimento, su questa fascinazione spesso ingiustificata per le storie vere, sul ruolo dell'attore, il film parla sul trauma, parla di veramente 300.000 cose, e io non vedo l'ora di parlarvene in modo più approfondito. E quindi adesso passo alla parte spoiler. Vi dico semplicemente di andare a vedere questo film assolutamente prima possibile, se riuscite ovviamente in lingua originale, perché doppiato perde. Io l'ho visto sia doppiato che in lingua originale, doppiato perde tantissimo perché le interpretazioni sono tutte clamorose. Noi adesso passiamo alla parte spoiler, do un po' di tempo per uscire. 3, 2, 1. E partiamo, come dicevo, proprio dagli attori e da Charles Melton, che è fantastico. Allora, impone quasi... Allora, la presenza scenica nel cinema è molto importante. Al di là di tutto, tu puoi anche non fare niente, ma già come stai in piedi, già come ti poni con il corpo è importantissimo. Puoi anche non dire niente, ma già come prendi un oggetto è fondamentale. Per esempio, Orson Welles aveva una presenza scenica tale, lui lo diceva sempre, se in una rappresentazione ci fosse un re e un suddito, io potrei interpretare solamente il re, per come sono fatto io, per la presenza scenica che ho. Potrà interpretare solamente il re. E quindi la presenza scenica è importante, sia in modo tra virgolette positivo, come in questo caso del re, come Orson Welles che gigioneggiava sempre, no? Nel Terzo Uomo, nei suoi film, ma anche in altri, no? Dove andava, insomma. Ma qui in realtà è l'esatto contrario. La presenza scenica di Charles Melton è fatta di sottrazione. Vediamo quest'uomo quasi sempre stretto nelle spalle, e capiamo dal primo momento, da come prende una sigaretta, capiamo dal primo momento che c'è qualcosa che non va. Capiamo dal primo momento che forse questo, non lo so, è lui, ma non è lui, ma in realtà è semplicemente un bambino nel corpo di un uomo. Non a caso la prima inquadratura del film e gli animali di cui lui si occupa sono farfalle, sono degli animali che passano dall'essere un qualcosa ad essere qualcos'altro, quindi Bruco diventa farfalla, in particolare poi la farfalla ha le ali, simbolo per eccellenza della libertà, e quindi lui è affascinato da questi animali, se ne prende cura, e lo vediamo in quella scena tra l'altro bellissima sul finale di lui riflesso dal vetro che lascia andare la farfalla, quasi lui
questo riflesso del vetro quasi evanescente, lui non è niente in quel momento, è imprigionato in un ruolo che non vorrebbe interpretare, cioè quello del padre, quello del marito, e non riesce ad uscire perché non sa prendere delle decisioni, non è intrappolato nel se stesso di 13 anni, cioè il trauma ha fermato la sua crescita. Lui è cresciuto, è un uomo fisicamente, ok, è anche bello piazzato, bello impostato fisicamente, lo vediamo anche, insomma, si vede anche il suo membro, lo vediamo davanti allo specchio che si guarda, e quindi è un omaccione effettivamente, ma dentro è un bambino di 13 anni, è rimasto così perché il trauma ha fermato la sua crescita, e quindi lui non è capace di prendere delle decisioni consapevoli, perché è un bambino. Infatti Natalie Portman glielo dice, sei giovane, puoi fare quello che vuoi, puoi veramente fare il cazzo che vuoi, hai 30 anni, puoi fare veramente tutto. E quando poi loro fanno sesso, tra l'altro scena importantissima nell'economia, insomma, del film e della trasformazione anche del personaggio di Natalie Portman, di cui però parleremo dopo, glielo dice proprio, gli dice è quello che fanno gli adulti, e chiaramente sì, ripeto, si riferisce al sesso con consenso, che è importante per quanto riguarda appunto la storia, e torneremo anche su storia e realtà di quello che ha subito Joe, il personaggio di Joe, ma è fondamentale anche perché quello che fanno gli adulti è prendere delle decisioni consapevoli riguardo qualsiasi cosa, ed è proprio questo quello che lui non fa, perché prigioniero di quella situazione. Ci vuole Natalie Portman, ci vuole il cinema, perché Natalie Portman un po' che arriva molto vestita, no, da diva in un certo senso, appunto lei dice, Julianne Moore la prima cosa che dice è spero non abbia quell'atteggiamento da diva cinematografica lì. Lei è il cinema, arriva lì per provare a cercare la verità. Lasciamo stare che poi lei verrà contraddetta dal suo stesso atteggiamento sul finale, ma ripeto, anche di quello parleremo dopo. E quindi torniamo qui alla fascinazione di Spielberg per il cinema, di The Fabelmans. Il personaggio di Steven Spielberg all'interno di The Fabelmans si accorge del tradimento della madre guardando un filmino, e quindi il cinema, le immagini lo aiutano a guardare oltre quella che è l'immagine stessa e a vedere la realtà. Ed è proprio questo che viene fatto da Joe grazie al personaggio di Natalie Portman. Un intervento esterno cambia quella che è non la situazione, perché la situazione è quella, ma cambia la percezione di Joe, che si accorge forse di essere parte di qualcosa che però non gli appartiene veramente. Ed ecco che in questo senso assume importanza l'ultima inquadratura dedicata a Joe, di lui che guarda i figli che abbandonano il nido, come dice lui, e vanno al college, quindi se ne vanno, e gli piange liberato, piange sia perché invidia i figli, invidia quella libertà, i cappelli lanciati in aria, e qui torniamo alle ali delle farfalle e all'aria. Quindi da un lato sì, invidia la loro libertà, ma dall'altro invece forse si sente anche un po' liberato, si sente anche un po' spogliato di quel ruolo di padre che forse lo opprimeva così tanto. E poi non ci è dato sapere cosa farà poi successivamente, non sappiamo, quindi possiamo solo immaginare se prenderà finalmente una decisione, farà un qualche altra cosa, anche perché noi lo vediamo quasi dubbioso, lo vediamo non... A Natalie Portman lui lo dice, non vorrei ferirla, tu non la conosci realmente, e infatti adesso ci arriviamo al personaggio di Julianne Moore. Dicevo prima della riflessione sull'immagine, ho citato appunto The Fabelmans, e quindi il cinema che aiuta a vedere la realtà. In questo senso si fa secondo me qui una riflessione a proposito anche dell'immagine non solo cinematografica, ma dell'immagine tutta. Nelle prime battute specialmente del film ci vengono presentate delle immagini quasi neutre, ma è come se attraverso uno zoom, attraverso determinate cose, e parleremo adesso della regia di Todd Haynes, è come se il regista ti invitasse a guardare oltre quell'immagine. Dice, ok, io ti sto mostrando questa immagine, ma cosa c'è dietro? Cosa c'è oltre? Questa immagine non... Tu credi che ti stia dicendo tutto, ma in realtà non ti sta dicendo tutto. E esemplificativa è in questo senso un'immagine che Julianne Moore dà al personaggio di Natalie Portman, e cioè vede appunto Julianne Moore con il bimbo, uno dei suoi figli, stretto al petto. E lì Natalie Portman vede quell'immagine, e a un certo punto però si accorge che l'immagine è piegata, e quindi arriva e l'apre a metà, svelando l'immagine per intero. Il resto non è così importante, sono i piedi di Julianne Moore con i calzini rosa, ma è il concetto che è importante. Un'immagine può dire tutto all'apparenza, ma se, insomma, dispiegata, può dire in realtà molto di più. E viene fatto anche un discorso sul primo piano, infatti quando loro sono allo specchio, le numerose inquadrature che ci sono di loro due e poi singolarmente anche allo specchio, mi ha ricordato un po' Bill Bergman di Forse come in uno specchio, adesso non ricordo, ma c'è un film di Bergman in cui viene fatto proprio attraverso lo specchio un discorso sul primo piano, e quanto questo sia un'immagine inscandagliabile, un territorio ambiguo, inesplorato e inesplorabile, perché dice tutto e niente il primo piano, perché ti mostra un qualcosa, ma cosa sente il personaggio dietro quel primo piano? E il film ti invita proprio a pensare a questo. Ed è per questo che ci sono tanti piani sequenza, e la regia lascia molto spazio anche all'acting dei personaggi e degli attori, chiaramente,
perché tante cose, un movimento degli occhi, un movimento del capo, della mano, un sorriso, una testa che va indietro, dicono tantissimo del personaggio, più di quanto possa fare l'immagine stessa, perché l'immagine è sì fondamentale, ma cosa si nasconde dietro questa immagine è quasi più importante dell'immagine stessa. Sembra poi dirti questo in alcuni momenti il regista. E il concetto di immagine è un concetto che in realtà mi sta molto a cuore, perché nel 2024 siamo, lo diceva Wim Wenders negli anni 90, ora insomma prendete quelle affermazioni di Wim Wenders che parlava di overdose di immagini, moltiplicatele per 50 e avete quello che penserebbe Wim Wenders, che pensa Wim Wenders ora delle immagini, anche se vabbè l'ha espresso già con lo splendido Perfect Days, ma comunque siamo subissati ovunque da immagini, cioè ogni occasione è buona per andare in overdose da immagini, però non siamo istruiti. Non siamo istruiti, a partire dalla scuola, non siamo istruiti a decodificare e a andare a vedere il significato dietro quelle immagini che ci vengono propinate. E un popolo non in grado, un popolo, parlo del mondo, non in grado di andare a comprendere le immagini, è un popolo manipolabile. E quindi è un discorso, secondo me, molto importante. E appunto la regia di Haynes, secondo me, adotta un approccio perfetto, perché è un approccio a tratti monocorde. Cioè, nel senso, è quasi guardare gli insetti in una teca, è quasi un approccio analitico. A volte ci sono questi campi lunghi dove la macchina è fissa, il personaggio magari è ai margini ma la macchina è fissa, in altri punti è campo contro campo, piano medio. Cioè, insomma, è un montaggio molto analitico, ma poi a volte lo rompe con delle cose quasi impercettibili. Per esempio, quando il personaggio di Julian Moore piange, una delle tante volte che piange, tra poco ne parleremo, con invece il personaggio di Charles Melton, e i due si abbracciano, c'è un momento in cui viene fatto uno scavalcamento di campo. C'è Julian Moore che, cioè Charles Melton dice a Julian Moore: questo film può aiutarti a vivere meglio, può aiutarti a vivere meglio la cosa. E Julian Moore dice: aiutarmi? Cioè, come, quindi aiutare solo me? Scavalcamento di campo, e Charles Melton dice: aiutarci, e si corregge. E quindi tramite queste rotture impercettibili Todd Haynes ti comunica anche qualcosa sulla natura di quello che stanno dicendo i personaggi. Come diceva anche McKee nel suo libro sulle storie, sulle buone sceneggiature, diceva: un personaggio deve sempre avere un sottotesto, cioè quello che dico deve sempre avere un sottotesto. E in questo film questa cosa si applica proprio in tutti i dialoghi. Cioè, quello che senti e quello che vedi non è mai quello che realmente è e quello che realmente i personaggi pensano, c'è sempre di più. E chiaramente però i personaggi più importanti anche per il marketing, diciamo un po', del film sono Natalie Portman e Julianne Moore, perché alla fine sulla copertina del film ci sono loro due, tant'è che io pensavo ad una cosa simil persona, per tornare un po' a Bergman. Non che io voglia paragonare Bergman, lo sto citando, ma assolutamente lungi da me. Pensavo fosse una cosa di quel tipo, no? Identificazione, scambio di identità, tema del doppio. In realtà questa cosa c'è e non c'è, nel senso c'è perché Natalie Portman arriva ad immedesimarsi parecchio, chiaramente, nella persona di Julianne Moore, ma poi non si va tanto in quella direzione lì. Ma comunque vediamo questi due personaggi all'apparenza molto diversi, una mora, l'altra bionda, sono molto diversi anche esteticamente. Natalie Portman ha quasi questo viso da gatto, invece Julianne Moore ha questi occhi, e la descrive anche Julianne Moore quando vede le foto sui giornali, sulle riviste, quindi sono molto molto diverse. Ma la prima cosa che si dicono, Julianne Moore dice a Natalie Portman: sembri più alta in TV, in realtà siamo praticamente uguali. Sono praticamente uguali, e sono uguali nel loro non essere uguali in sé, ma nel loro essersi creato una maschera, perché le vediamo anche allo specchio, le vediamo proprio crearsi la maschera, si truccano a vicenda. Il trucco è la maschera per eccellenza. Orson Welles, per tornare a Orson Welles che citavamo prima, lui diceva: sì sì, sono bellissimo, ma con il trucco di Quarto Potere addosso. Cioè, all'epoca di Quarto Potere diceva: sì sì, sono un belloccio sicuramente, con il trucco di Quarto Potere addosso. Quindi è un po' la maschera per eccellenza, il trucco cinematografico, e loro due si truccano davanti allo specchio guardando l'una dentro l'altra, cercando di connettersi, e appunto si creano entrambe una maschera. E il personaggio di Julianne Moore si è creata una maschera perché in realtà ha creato una realtà fittizia, ha orchestrato questa cosa, la famiglia felice, la recita della famiglia felice, e si torna ancora sempre al ruolo dell'attore, per cercare di nascondere in realtà quel trauma, quella cosa che è successa a monte, ha fatto le sue vittime, a partire dai figli originali di Julianne Moore, ma anche in particolar modo all'unica vera e sola vittima proprio al 100% del film, che è il personaggio di Joe. E quindi quella realtà fittizia può essere sradicata soltanto da un'altra realtà fittizia, da un'altra finzione, cioè da quella cinematografica. E quindi il personaggio di Natalie Portman arriva e comincia a distruggere le basi di questa finzione, le basi di questa presa per il culo in un certo senso, e permette a Joe di fare delle domande, permette a Joe di andare ad osservare se stesso
dagli occhi di qualcun altro. Il film però fugge dall'essere manicheo perché pone sul tavolo un altro layer, che è quello dell'abuso subito anche dal personaggio di Julianne Moore. Perché se abbiamo detto che Joe è imprigionato in un corpo di un uomo, ma in realtà appunto è un tredicenne, perché il suo, cioè si è fermata la sua esistenza a 13 anni a causa del trauma subito, per Julianne Moore dobbiamo pensare che è la stessa cosa, perché se anche lei è stata abusata dai fratelli, come dice il figlio, allora anche per lei il mondo si è fermato a 12 anni. Ed effettivamente, se poi andiamo a guardare meglio, ha degli atteggiamenti puerili. Piange perché la gente annulla gli ordini delle torte, piange a caso, piange molto spesso, non che piangere sia puerile di per sé, ma per come lo fa. Beve del latte, la vediamo in una cena bere del latte, e il latte nel cinema è da sempre simbolo di infanzia. Quindi potrebbe anche essere questa cosa qui. E quindi lei indossa una maschera anche forse per mascherare appunto quel trauma subito. E lo vediamo alla fine, quando con gli occhiali da sole e vestita di tutto punto, in realtà simile, uguale al personaggio di Natalie Portman, dice quella era una stronzata, era una bugia quella che ha raccontato George, incredibile cosa possa fare una persona insicura, io non sono insicura, io sono sicura, mettilo nel film. E va via, e con quel carrello indietro che riprende Natalie Portman tutta scioccata, che in realtà però quello non sono riuscito a decifrarlo bene. Quindi se volete scrivermi nei commenti voi cosa ne pensate di quella scena in particolare, perché io non sono riuscito a interpretarla bene. Ambiguo però è anche il personaggio di Natalie Portman, che così come quello di Julianne Moore si crea appunto una maschera. Questo perché arriva con quelle che teoricamente sono le migliori intenzioni, cioè quelle di andare a dire la verità. Infatti tutti quanti glielo chiedono, renderà giustizia alla cosa, racconterà la verità, racconterà le cose per come sono realmente andate. E lei dice sì sì, assolutamente, è un film indipendente, guarda anche con disdegno e disprezzo un altro film magari da TV fatto precedentemente, che sembra il peggior porno degli anni 80, quello che guardiamo con televisione, ma finirà con l'essere addirittura più discreto di quello che farà lei dopo, ma ci arriviamo. Ma appunto è un'ipocrita del cazzo il personaggio di Natalie Portman, e lo si capisce bene in realtà da quello che è il discorso che lei fa agli studenti. Il discorso che lei fa agli studenti è esemplificativo, perché prima dice il fatto sul sesso, e quindi la vediamo anche lì con quel fare quasi erotico parlare delle scene di sesso e dire che vuoi che sia rea, non sai se sei tu che stai fingendo di essere eccitata o che se stai fingendo di non esserlo, e quindi c'è tutta quella cosa lì, mentre poi va quasi nella banalità quando si tratta di spiegare come sceglie i suoi ruoli. E quindi lì rivela la sua vera natura, lì rivela il suo vero atteggiamento, quasi pornografico nei confronti di questa vicenda, e non asettico, non cercare di andare a raccontare la cosa per come realmente è, ma renderla più pornografica, tra virgolette, possibile, da dare in pasto ad un certo tipo di pubblico. E qui è centrale il discorso che facevo prima sull'intrattenimento e sulle storie vere. Oggi c'è questa ossessione per le storie vere, no? Ah, è tratto da una storia vera, allora mi piace. E i Coen, vabbè, l'hanno messo in culo a questo pensiero qui con Fargo, perché dico, è basato su una storia vera. Non è vero un cazzo, perché Fargo è tutto finto, ma è come se la storia vera desse più valore al film stesso. Il solo fatto che il film sia basato su una storia vera è come se rendesse più valore al film stesso, E oggi, tra l'altro, viviamo nell'epoca di maggior successo probabilmente dei true crime, cioè questo approccio quasi appunto pornografico alle vicende, si vuole entrare nella vita di qualcun altro, succhiare più possibile il tutto per il proprio intrattenimento. E Natalie Portman sembra non voler fare una cosa del genere, e tra l'altro c'è, quando lei parla con Georgie fuori al ristorante, c'è un gruppo di persone che fanno proprio questo, cioè vanno a esplorare i luoghi dove sono morte persone, dove sono successi forse veramente eventi di true crime, perché dire il cadavere era qui, è stato fatto così, si sentono queste cose qui. E quindi, dicevo, il personaggio di Natalie Portman si tradisce, perché va a proporre esattamente quel tipo di intrattenimento lì, perché lei, ripeto, potrebbe, i ragazzi tredicenni che lei vede del casting sono perfetti, perché sono bambini di 13 anni, i bambini di 13 anni sono così. Mentre lei dice no, vorrei uno più sfacciato, più audace, lui aveva questa cosa anche a 13 anni da ragazzino, so come dite, no, era un ragazzino, è quello il punto. E infatti poi l'attore che sceglie, veramente anche il film che lei fa appunto nell'ultima scena, nell'ultima inquadratura, è veramente, sembra quasi, è quasi peggio del film precedente, del film che lei guarda alla televisione, perché il film che lei guarda alla televisione, quello che ho detto appunto che sembrava il peggior porno degli anni 80, non viene fatto vedere l'atto sessuale, viene fatto vedere la giacca che va sul serpente e il serpente nella teca. Invece lì il serpente è in mano a
a Natalie Portman, quasi la tentazione, no? Il ragazzo è un ragazzo che non sembra un bambino di 13 anni. Lei pare la mamma di Stifler, pare veramente un altro, peggio del peggior porno. E quindi finisce col fare esattamente l'opposto di quello che lei, cioè la stessa cosa, anzi peggio di quello che lei disprezzava. E quindi appunto c'è anche questa critica all'intrattenimento che spesso pur di andare a titillare un certo tipo di pubblico e andare a fare una cosa semplice e semplicistica che non insomma crea danni a nessuno, si vanno a proporre delle rappresentazioni totalmente piatte. Cosa che secondo me Todd Haynes con questo film non fa assolutamente. Come avrete potuto capire, a me il film è piaciuto tantissimo, ci sarebbero altre 70.000 cose da dire, ma ripeto, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo film, fatemi sapere con un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.